SLC ha sempre lavorato nell'ottica di... Io penso che c'è una sproporzione totale tra il livello di investimento che si sta facendo per le assunzioni che sono di tipo sostitutivo. Continuiamo a pensare che un provvedimento che avesse messo come vincolo l'occupazione aggiuntiva darebbe oggi maggiori risultati, mentre invece spendiamo risorse per sostituzioni che ci sarebbero comunque state, e penso che però si sono tagliati i diritti dei lavoratori e stiamo svuotando il mare con un cucchiaino, perché il pensiero va sempre a quei 3 milioni di disoccupati che continuano a crescere, che hanno alle spalle disoccupazione di lunga durata, che non vedono nessuna prospettiva. Io penso che Finmeccanica, che peraltro è un'azienda a partecipazione pubblica ed è una delle industrie più importanti del nostro paese, dovrebbe aprire un confronto vero su quali prospettive intende avere, perché siamo di fronte a un piano, non il primo, che ogni volta sottrae qualche parte di attività e qualche risorsa al mezzogiorno senza definire invece quali sono le prospettive. Noi non pensiamo sia una prospettiva possibile quella dello spezzatino, non pensiamo, abbiamo anche criticato certe decisioni di cessione che Finmeccanica ha fatto. Sarebbe l'ora che su un'azienda di questa rilevanza si apra un confronto vero su qual è la prospettiva e un piano industriale che non è fatto di tanti piccoli interventi di cui non si capisce poi l'obiettivo finale. Certo che andremo alla convocazione che finalmente il governo ha fatto e che era quantomeno doverosa dopo la mobilitazione del mondo della scuola. Diremo al governo le cose che abbiamo detto anche in tutte le piazze nello sciopero del 5 di maggio, che quel disegno di legge non va bene, che va profondamente modificata l'impostazione a partire dai 3 nodi fondamentali, che ci deve essere una soluzione anche se pluriennale per tutti i lavoratori precari della scuola, del corpo insegnante e anche del corpo tecnico amministrativo, che l'impostazione del dirigente scolastico da uomo solo al comando non va bene, perché la scuola è luogo di integrazione di comunità. E la terza cosa che diremo è che rivendichiamo che dell'organizzazione scolastica fa parte anche il rinnovo dei contratti e le condizioni delle persone. Buongiorno a tutti e un grandissimo saluto ai ragazzi che ci stanno in questo momento guardando dal liceo Kennedy di Roma, ma soprattutto vorrei fare un grande ringraziamento ad Elio e le Storie Tese che si sono resi disponibilissimi a creare una canzone ad hoc per i ragazzi italiani. E questo è un tema veramente importante. Sono 750.000 ragazzi che lo scorso anno dagli 11 ai 17 anni hanno fatto uso di alcol nel nostro paese, e se pensate che il 17% dei ricoveri che noi abbiamo nei pronto soccorso per intossicazione alcolica sono su ragazzi e ragazze sotto i 14 anni, oltre ad essere la prima causa di morte e di disabilità in auto, negli incidenti in macchina. È un problema grande che non va sottovalutato, soprattutto in un paese come il nostro, dove noi siamo abituati a bere il vino a tavola, ad amare ovviamente il vino come una componente della nostra cultura anche culinaria, ma qui stiamo parlando di qualcosa di diverso. Stiamo parlando del fatto di ubriacarsi fin dalla giovanissima età, in momenti fuori dal passo, senza controllo, con l'unico scopo di sballarsi, non rendendosi conto che si rischia veramente la propria vita e la propria salute. Ed Elio e le Storie Tese hanno fatto una cosa grandissima, hanno costruito una canzone che arriva diretta alla pancia, possiamo dire. Sì, alla pancia. Cuore... però sì, arriva, speriamo poi anche al cuore, però alla pancia, la prossima sarà romantica di canzone. E che arriva direttamente alla pancia dei ragazzi. Speriamo che questo sia l'inizio di una grande campagna che possa anche sensibilizzare molti altri nel dare un messaggio chiaro, cioè non bevete e tenete la vostra vita. Grazie a tutti. No, questo è per tutti quelli che hanno messo in dubbio il fatto che noi fossimo effettivamente incaricati, diciamo, da una così alta autorità, ecco, perché ci sono quelli che hanno detto: ma va, voi dire le Storie Tese, cosa vuoi che vi abbiano dato le catene? Sì, infatti. E l'importante è che il messaggio arrivi non alla pancia e non al cuore, ma alla testa e alle orecchie di questi giovani che vanno nei supermarket a farsi comprare le bottiglie di alcolico dagli adulti, come è accaduto a me
chiaramente io non gliele ho prese, però me l'hanno chiesto, no? Me l'hanno chiesto. E quindi niente, il messaggione è che noi stiamo per arrivare e ascoltate la canzone di Elio le Storie Tese che parla di questo tema che non va sottovalutato perché è importantissimo, è grave e significa che c'è la possibilità di risparmiare delle vite giovani. Molto bene cari amici, ed eccoci qui con un'altra puntata di Don Chisciotte e i Mulini a Vento, l'ennesima puntata. In anteprima vi ho fatto ascoltare due interventi che sono molto importanti, uno riguardante il Job Act della Camusso, della CGIL, che dice 3 milioni di disoccupati, insomma si tenta di svuotare un mare con un cucchiaino, come avete potuto ascoltare. L'altro invece mi era sembrato interessante perché Elio e le Storie Tese erano nella casa del ministro Lorenzin, insomma con uno spot contro l'abuso giovanile di alcol. Ma dato che questa puntata durerà, sarà una puntata ridotta rispetto alle altre, non facciamo la rassegna stampa e passa subito la parola all'amico Alfredo Don Chisciotte, ci facciamo dire le notizie e le news diciamo, che ha raccolto in giro. Alfredo, se ci sei, batti un colpo. Certamente, sono qua, Don Chisciotte è sempre presente, lancio in resta e vediamo le novità. I mulini a vento da battere questa settimana ce ne sono sempre, purtroppo. Io vorrei una volta tanto realizzare una puntata senza mulini a vento e dire che tutto va bene, i giganti sono stati abbattuti, i mulini distrutti e i nemici sconfitti, ma questo purtroppo è impossibile in Italia, ma credo che non sia neanche impossibile in altre parti del mondo, eh. Siamo alla vicinanza della dichiarazione dei redditi e la lotta per potere inglobare il rotto per mille sta diventando feroce, quasi una battaglia, una guerra. Un'apoteosi di pubblicità in televisione, poca cosa, quasi esclusivamente pubblicità della Chiesa Cattolica di Roma, che cerca di inglobare più soldi possibili. Io a volte non capisco che uno degli stati più ricchi del mondo, rapportato logicamente alla sua piccolezza, debbano lottare fino all'ultima stilla di sangue per potersi aggiudicare delle entrate da un popolo italiano che di cattolico ormai ha molto poco, o almeno le schiere si sono ridotte notevolmente. Ma la domanda interessante a questo problema è come vengono spesi questi soldi? È questo la vera cosa, il vero punto di interesse veramente molto grande, perché sì, per negligenza non si dà una preferenza e la preferenza di solito poi passa alla Chiesa Cattolica, ma va bene. Facciamo finta che tutto vada bene e che tutto sia stato frutto di una nostra scelta personale, però vediamo di analizzare sempre con dei numeri. Purtroppo io vi propongo sempre numeri perché credo, come vi ho detto altre volte, che i numeri siano fondamentali per la comprensione dei problemi. Perché la chiacchierata va bene, può essere interessante, può essere istruttiva, però scusate, il conto della serva è sempre quello che ci illustra in maniera inoppugnabile quello di cui stiamo parlando. Allora, innanzitutto vediamo quanto vale, quanto
si raccimola, diciamo un vecchio termine, con l'8 per mille, lasciando stare le divisioni fra le varie opzioni. Nel 2014, quindi lo scorso anno, l'8 per mille ha raggranellato o ramassato 1.200.000.000 di euro, e di cui circa 1.050.000.000 sono finiti alla Chiesa Cattolica. E dire, voi mi chiederete, scusa, lo Stato che ne ha tanto bisogno, che cosa ha avuto? Ha avuto le briciole, cioè per lo Stato e le altre confessioni religiose sono rimaste solo le briciole, quelle che cadono dal tavolo e che i cagnolini mangiano. È una cosa piuttosto triste, perché credo che lo Stato, nella situazione in cui si trova, abbia bisogno di quell'8 per mille più di tanti altri richiedenti. Quindi vediamo un pochino, così, a cifre abbastanza precise, la divisione, dove finisce l'8 per mille. Dunque, innanzitutto vi dico che questo articolo molto interessante l'ho preso dall'Espresso, proprio per citare la fonte, e sarei contento che qualcuno lo leggesse passo per passo, in modo da poter comprendere ancora meglio di quello che vi dico io il problema, la suddivisione di questo 1.200.000.000, che non sono bazzecole in un'Italia massacrata dalle tasse, un'Italia massacrata da un'economia che non riprende assolutamente, anzi che va sempre verso il blackout finale, anche se i grandi luminari della scienza economica dicono no, non è vero, l'Italia si sta riprendendo. Allora vediamo, lo Stato poverello incassa solo 170.347.958 euro. La Chiesa Cattolica incassa 1.054.310.702 euro. Vedete che divario c'è. Se andiamo nelle piccole confessioni, e comunque quelle che hanno contratto, che hanno un contratto di pubblico rapporto con lo Stato italiano, vediamo che cosa hanno preso. E vediamo gli avventisti, 2.273.891, le assemblee di Dio in Italia 1.457.186, i valdesi, ecco, i valdesi hanno preso una fetta abbastanza consistente di 40.803.721 euro, gli ebrei 4.042.000 e i luterani 4.042.473 e gli ebrei 5.432.074. Questo, diciamo, è la suddivisione, la ripartizione, scusate, parlando in maniera più corretta, la ripartizione degli introiti dell'8 per mille. Però vediamo adesso, queste sono le, come utilizzano questi soldi lo Stato, la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose, perché anche questo problema
è fondamentale per comprendere il tutto. D'altronde noi diamo una percentuale del nostro reddito nella dichiarazione dei redditi, diamo una percentuale in beneficenza, e come tutte le situazioni di questo genere vorremmo sapere come i beneficiari hanno utilizzato questi soldi. Qui ci saranno delle situazioni piuttosto particolari, perché vengono, come vengono utilizzate, vengono ripartite, qualcuno finisce veramente nelle campagne caritative, certamente, perché sennò sarebbe un grido di protesta continuo, in altri nella gestione, nell'edilizia, nella pubblicità. Vediamo. Per esempio, la Chiesa Cattolica, come viene ripartita la percentuale incassata? Per il culto pastorale e le pastorali vengono utilizzati 43.642 euro. Allora, un 43,62% viene utilizzato per il culto e la pastorale, un 23,22% in opere caritatevoli e il 33,15% per il sostentamento del clero. Cioè, in definitiva, ci troviamo in questa realtà. La Chiesa Cattolica di Roma, e comunque a livello mondiale, ecco, poi viene utilizzato i soldi, dobbiamo mantenerla noi, i preti, i vescovi, il Papa, eccetera. Loro sono uno Stato separato dall'Italia, e l'Italia si è sempre definita uno Stato laico, mentre invece nella realtà noi dobbiamo, con le nostre 8 per 1000, mantenere il clero. È una situazione che mi fa molto pensare, ecco. E veramente sarebbe da togliere questo 8 per 1000, perché non va a buon fine, come si dice, nella scelta personale degli individui. Per esempio, come dicevo prima, la Chiesa Cattolica spende un terzo dei fondi nello stipendio del clero e poco meno della metà in culti e pastorali, quindi una voce che al suo interno include la costruzione delle nuove chiese. Poi ci sarebbero anche da fare la ristrutturazione delle vecchie chiese, i finanziamenti alle diocesi, la tutela dei beni ecclesiastici, e che più ne mette. Poi c'è anche la spesa pubblicitaria, che come avete visto in questo periodo è martellante. Ma abbiamo analizzato adesso l'utilizzo dell'8 per 1000 in Casa Cattolica, ma come abbiamo detto esistono delle altre realtà molto diverse da quella della Chiesa Cattolica, perché i gruppi protestanti come gli avventisti, le assemblee di Dio, i valdesi, le comunità ebraiche utilizzano l'8 per 1000 esclusivamente per campagne caritatevoli, quindi non vengono utilizzati per proprio interesse, cioè stipendi, ristrutturazioni, pubblicità, eccetera. Vengono tutti devolti alla carità, e questo sarebbe una cosa meravigliosa che anche la Chiesa Cattolica
lo facesse, ma questo non è avvenuto. Mentre i luterani, che poi è una comunità abbastanza contenuta, sono gli unici che insieme alla Chiesa Cattolica usano questa entrata per le pastorali e lo stipendio del clero. Una diversificazione ben diversa da quella che abbiamo detto prima del utilizzata da Roma. È una situazione che mi lascia molto perplesso, perché quando noi mettiamo la crocetta sulla Chiesa Cattolica, chi lo mette? Io personalmente non lo faccio. Cosa succede? Che si spera che con tutti i problemi del mondo, specialmente nelle zone più disagiate dove è presente la Chiesa Cattolica, i soldi che io do fossero usati per il bene di altri, cioè in opere caritatevoli. Ma questo purtroppo è solo una piccola, quasi minima percentuale che viene investito. Rimane da parlare dello Stato, perché anche lo Stato, anche se molto in maniera molto minore della Chiesa Cattolica, riceve il suo 8 per mille. Possiamo fare un altro pensiero su questo discorso, possiamo dire lo Stato ha dei grossi problemi, i problemi geologici, i problemi dei terremoti, risolvere problemi vecchi come mai risolti e sempre lasciati in sospeso, come la ricostruzione di zone terremotate in altri anni, negli anni precedenti. Invece anche qua dobbiamo avere un'altra delusione, perché lo Stato italiano, che dovrebbe utilizzare questi soldi a scopi di interesse sociale di carattere umanitario, li utilizza per sistemare i propri conti. Cioè, noi già paghiamo le tasse, e pagando le tasse o l'INPS o quello che è, diamo del nostro in maniera piuttosto consistente, ma ancora di più carichiamo la nostra debito, cioè il nostro credito verso lo Stato, anche dell'8 per mille. E quindi viene determinato nel corso, viene utilizzato per cercare di tappare i buchi che non sono colpa nostra, non sono colpa dei cittadini, ma è solamente colpa di un governo incapace di gestire un bene pubblico. Per esempio, per incrementare dei fondi, per chiudere, come dicevo prima, dei buchi e via discorrendo. Quindi, se lo guardiamo da una parte o lo guardiamo dall'altra, il problema è grave. È grave perché certamente non rispecchia i nostri sentimenti o i nostri desideri, quel nostro speranza di aiutare gli altri che abbiamo quando devolviamo una percentuale, anche se minima, del nostro reddito. Io onestamente chiuderei qua questo argomento, perché è un argomento che mi rattrista molto, e lo lascerei in sospeso ancora, invitando le persone ascoltatrici, gli audio video ascoltatori,
a andare a leggere questo interessantissimo articolo sul giornale Espresso. Un altro mulino a vento, comunque anche questo piuttosto consistente, è un mulino a vento che interessa a tutti noi. I dati vengono dall'America, però in definitiva li possiamo considerare anche dati di casa nostra. Siamo pieni di apparecchiature elettroniche. Una volta, quando avevamo il frigo o la lavatrice, era già molto, e ci lamentavamo, i nostri padri, non dico i nostri nonni, ma almeno i nostri padri si lamentavano delle spese che si affrontavano nel pagare le bollette della luce. Adesso la situazione è diventata macroscopica, perché, come dice il Corriere della Sera nella sezione ambiente, non si parla più di questi due elettrodomestici padri di tutti gli altri, ma di altri 1000 elettrodomestici o meno consumatori di luce, fagocitatori di luce. Possono essere i computer, le stampanti, gli impianti stereo, la televisione, e più che ha più ne metti, i videogiochi. Pensate che solo in America, dove è stato fatto un calcolo statistico molto interessante, si spendono 19 miliardi di dollari all'anno per tenere sotto carica o accesi strumenti che non vengono usati. Quindi si buttano nel pattume 19 miliardi di dollari che potrebbero essere utilizzati in maniera più produttiva. È uno scempio enorme causato da questi apparecchi che noi definiamo in stand by, cioè in riposo, e i costi economici, come avete visto, sono estremamente devastanti, perché 19 miliardi di dollari, che possono essere definiti circa 19 miliardi di euro per l'Europa, non sono pochi. I costi economici, non solamente il discorso si può circoscrivere nell'ambito di un costo economico, è anche un discorso di risorse naturali e di inquinamento dell'ozono, dell'atmosfera. Perché, come sappiamo già da molto tempo, l'elettricità porta con sé anche un inquinamento, che non è piccolo, che non è piccolo. Ecco, a livello di creazione di dispersione di CO2. Poi, oltre a questo, e di questo si parla solamente in America, perché in Italia non è ancora arrivato, non sono ancora arrivate queste estreme tecnologie, si sta diffondendo, in Italia, in Europa logicamente, si sta diffondendo anche il concetto di casa intelligente. Cosa vuol dire? Cioè una casa che aiuta, tramite tecnologie avanzate, l'abitante a svolgere le proprie funzioni. Vuol dire tapparelle che si chiudono automaticamente, finestre che si chiudono e si aprono,
e tante altre cose che ancora noi non conosciamo, che ci permettono di delegare alla tecnologia operazioni che dovremmo fare in prima persona. La casa intelligente certamente è un grande, una grande novità e un grande passo avanti, però dobbiamo considerare il suo consumo. Quindi come dobbiamo fare per poter risolvere questo problema? Se non vogliamo andare a affrontare il discorso delle celle solari che adesso stanno comparendo sempre di più, i pannelli solari sui tetti delle case, e questa sarebbe una soluzione, quella di che ognuno di noi producesse l'energia necessaria per uno andamento autonomo delle spese elettriche. Ma se non andiamo, se non vogliamo affrontare l'argomento dei, chiamiamoli, tetti solari che assorbono energia del sole sia di giorno ma anche di notte, potremo semplicemente, quando abbiamo finito di utilizzare le nostre apparecchiature, lasciando stare il frigo, perché sennò la roba che c'è dentro, specialmente il congelatore, va tutto in malora, potremo staccare semplicemente la spina o utilizzare delle ciabatte con interruttore in modo da staccare in un solo gesto tutte le apparecchiature collegate, e questo sarebbe già un grosso risparmio. Perché tutto questo discorso che vi faccio va poi a riversarsi nel peso delle bollette, che poi lo vediamo tutti noi, ecco. Ormai ogni bolletta che viene messa in buchetta è sempre più alta della precedente. Facendo una statistica, il 51% delle spese in bolletta sono dovute ai dispositivi di divertimento e di studio casalingo, che sono la televisione, la console, il personal computer, la stampante, i caricatori per cellulare, che adesso siamo sempre lì a caricarli perché li utilizziamo talmente tanto che si scaricano in breve tempo. Al secondo posto, con il 34% dei consumi, vi sono oggetti per il vario funzionamento delle pompe degli acquari, condizionatori, cancelli elettrici, porte automatiche dei garage e via, e dispositivi per il bagno e per i telefoni collo. Solo al terzo e ultimo posto, con solo il 15% dell'intero valore della bolletta, è l'utilizzo che noi tutti conosciamo per cucinare, scaldare, lavare e refrigerare. Quindi vedete che più della metà della bolletta viene incamerata dal consumo dovuto al divertimento, al hobby e via discorrendo. Ritorno a suggerire due cose fondamentali: staccare le spine di tutti gli apparecchi che non vengono utilizzati e cercare di introdurre sempre più l'uso dei pannelli solari, che sono sempre più perfezionati e che producono sempre più elettricità, cercando di coprire il proprio fabbisogno, almeno la massima parte dei fabbisogni personali.
Caro Rosario, ci sei ancora? Quindi, carissimi amici, purtroppo questa puntata del dottor Chisciotte, magari dottore, no, solamente Don Chisciotte, e Mulini a Vento è in edizione ridotta. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, scusate se a volte mi sono impappinato, ma sono preso dalla foga del problema che sto trattando. Ci sentiremo e ci vedremo adesso con l'uso anche del video la prossima settimana con altri argomenti, e se ne avete voglia potete contattarci sempre o per telefono allo 0422 1626 6622 o tramite la chat che è all'interno della pagina web da cui vi sto trasmettendo. Vi auguro una buona settimana, sperando che alcune cose si rimettano in sesto, e pensateci prima di devolvere il vostro 8 per 1000 a quello che vi ho detto e alla suddivisione che ne fanno lo Stato, la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose. Una buona serata, una buona nottata, sogni d'oro dal vostro Don Chisciotte e da Sancho Panza, che stasera si è dovuto assentare perché vuole andare a controllare il governatorato che gli ho affidato, a vedere se questo governatorato, per i suoi servizi durante i nostri viaggi, le nostre lotte, gli ha reso qualche palanca. A tutti, ciao ciao e alla prossima puntata.